Ciao Davsim, turno infrasettimanale martedì 24 settembre alle 21 in diretta su DAZN. Attenzione, su DAZN, non su Sky, questo Brescia-Juventus. Torniamo al Rigamonti dopo 9 anni. Manchiamo dal Rigamonti dal esattamente 10 novembre 2010. Fu un 1-1, pertanto non vinciamo a Brescia, pensate, dal 12 settembre del 2004. Allora fu un 3-0. A Brescia abbiamo lasciato tanti punti storicamente, ma non è una sfida più attuale. Sono onestamente contento che il Brescia sia tornato in Serie A. Ho sempre un ricordo piacevole del Brescia legato naturalmente a Roberto Baggio, ma anche Luca Toni, Hübner, Guardiola, c'erano Pirlo, c'erano tanti giocatori, sono tanti giocatori fantastici che sono passati per Brescia. Adesso è cambiato il clima, è cambiato l'ambiente, però c'è un altro giocatore molto importante che è Sandro Tonali. Ah, vi aspettavate che dicessi Mario Balotelli? Beh, sicuramente. Anche Mario Balotelli, che per me non è un giocatore di altissimo livello, certo è un giocatore dalle grandi doti, dalle grandi qualità, ma non è mai stato un professionista continuo, anzi abbastanza discontinuo. Ci aspettiamo forse molto di più da Sandro Tonali, una prestazione, o meglio un'occasione, la sua veramente importante, ne sta già avendo, ha già giocato contro il Milan al San Siro, ma la Juventus è sempre la Juventus, la vetrina principale è sempre la Juve. Lui è chiamato a fare una grande prestazione, tra l'altro ce l'ho a Fantacalcio, quindi non so come gestire le emozioni da questo punto di vista. A parte ciò, è sicuramente il giocatore più valoroso, o almeno diciamo sulla carta, di questo Brescia, sebbene le qualità del Brescia sono tutt'altro che tecniche, tutt'altro che divisione di gioco, sono qualità principalmente fisiche, ma lo vedremo nello zoom tattico che vi farò sul Brescia. Qui parliamo delle ultime di formazione e parliamo inevitabilmente di un giocatore, del giocatore Cristiano Ronaldo, che salta questa trasferta per un affaticamento muscolare di cui Sarri ci ha parlato ieri nella conferenza stampa, riferendolo però alla giornata precedente, a domenica. Domenica Ronaldo, un leggero affaticamento ai flessori delle cosce, adesso non so bene se solo una, entrambe e quale eventualmente, e quindi precauzionalmente è stato lasciato a casa, non ha partecipato a questa trasferta in treno da Torino a Brescia. Ronaldo a casa sul divano a protestare silenziosamente contro la mancata assegnazione del premio FIFA The Best Men's Player of the Year 2019 e sul divano altrettanto a guardare la Juventus in TV. In realtà non credo che ci siano drammi da fare per l'assenza di Ronaldo, anzi, meglio che sia intervenuto questo leggero affaticamento dal quale si recupera forse già oggi, cioè nel senso che oggi Ronaldo starebbe bene, ma proprio per evitare ricadute, per evitare aggravamenti e per evitare una scarsa condizione fisica è stato lasciato a riposo. Meglio, dicevo, in questo momento perché può essere strategico in questo passaggio infrasettimanale prima della prossima partita nel weekend che anticipa la Champions League e poi l'Inter riposarsi. Meglio riposarsi e quindi possiamo fare a meno di Cristiano Ronaldo, o meglio, dobbiamo vedere in che modo riusciamo a sopperire alla sua assenza anche da un punto di vista del gioco. E non a caso si parla insistentemente di un cambio di modulo da parte di Maurizio Sarri, il secondo modulo prospettato da tutti con Sarri in panchina in questa Juventus, dopo naturalmente il 4-3-3, e cioè il 4-3-1-2, un modulo che a Sarri piace, che credo in passato abbia già utilizzato, adesso non ho controllato i dati che cosa dicono, però è tra l'altro un modulo che è diverso, ma molto simile, è molto simile per quello che è lo schieramento di partenza, 4-3-3, 4-3-1-2. Abbassi semplicemente un trequartista, o meglio, elimini il centravanti, o forse elimini gli esterni d'attacco, aggiungi un centravanti e trasformi il centravanti del 4-3-3 in un trequartista che sta alle spalle delle punte. Però abbastanza diverso per quanto riguarda la fase di non possesso, perché la Juventus si sta schierando sempre con il 4-4-2 in tale fase. Con il 4-3-1-2 è un po', o forse molto più difficile, mettersi a 4-4-2 in fase difensiva, come ha spesso detto Sarri e lo ha rimarcato anche relativamente ai pregi di Matuidi, che è proprio il giocatore strategico che ci consente di passare da un modulo all'altro in base alla situazione di gioco. Come possiamo metterci a 4-4-2 se appunto
manca un esterno d'attacco, in particolare sulla destra. Bisognerà trovare un'altra soluzione, probabilmente abbassare Ramsey e sperare che Khedira da una parte e oltre a Matuidi dall'altra siano in grado di fare ampiezza. Non che ce ne sia tanto bisogno, perché il Brescia è una squadra che gioca pure con il 4-3-1-2 e quindi giocheremo specularmente, loro non avranno, credo, tutto questo sbocco e tutto questo gioco sulle fasce, ma non sono neanche una squadra che gioca molto per vie centrali, sono una squadra che gioca molto a palla alta, mette dentro i cross, di conseguenza dobbiamo evidentemente comunque giocarcela sulle fasce. Chi ci sarà sulle fasce? Da questo punto di vista io propongo una mia versione della formazione della Juventus, però arriviamoci tra un attimo, vediamo la formazione del Brescia, vediamola, perché la formazione del Brescia dovrebbe prevedere pochi cambi, in particolare l'ingresso in campo appunto di Balotelli. Balotelli esordisce dopo aver scontato la sua squalifica con la maglia del Brescia proprio in questa partita, guarda caso, contro la Juventus, quindi massime aspettative. Il Brescia gioca in casa, gioca di sera, quindi ci sarà il tutto esaurito, c'è la Juventus, torna Balotelli, grande calcio che si respira a Rigamonti, insomma ci sono tutte le premesse per una partita insidiosissima, difficilissima. D'altra parte Sarri in conferenza stampa l'ha detto, il Brescia è una squadra molto organizzata che gioca con grande slancio emotivo e di entusiasmo, che può trovare ulteriori motivi di entusiasmo in questa partita, e l'ha definita Sarri una partita, è una squadra estremamente pericolosa. Ha guardato, ha studiato il Brescia approfonditamente, come sempre ogni allenatore dovrebbe fare rispetto agli avversari, e speriamo che ne abbia appreso, compreso tutti gli aspetti salienti, positivi e negativi, pregi e difetti, per riuscire ad approntare una Juventus in grado di superare, e direi anche nettamente, questo Brescia, perché una seconda partita consecutiva di sofferenza con il risultato non acquisito fino alla fine e quindi un'impossibilità nell'esprimere gioco serenamente potrebbe appesantirci dal punto di vista mentale in vista delle prossime 2-3 partite, ma soprattutto direi la partita contro il Bayer Leverkusen in Champions e la partita contro l'Inter, che chiude questo ciclo tra una sosta e l'altra. E proprio, no, però vi dovevo dire la formazione del Brescia: Joronen, Sabelli, Cistana, Chancellor e Mateiu. A centrocampo Romulo, Tonali, Bisoli. Trequartista Spalek, che è tutt'altro che un trequartista irresistibile, cioè nel senso che è un giocatore normalissimo, non estremamente temibile. Quindi segnatevi il gol di Spalek contro la Juventus. E in attacco appunto Balotelli, Alfredo Donnarumma. Alfredo Donnarumma molto pericoloso, sta facendo gol, si sta distinguendo bene in questa Serie A, sua vetrina personale anche per lui, e chissà che non faccia gol anche alla Juventus. Da un certo punto di vista mi aspetto anche una partita con diversi gol, nonostante il Brescia abbia partecipato ad una sola goleada in questa stagione, per il resto sono stati tutti 1-0 tra vittorie e sconfitte. Ma tornando al discorso delle soste, anche in questi termini, ecco, io proporrei una mia, stavo dicendo prima, una mia versione, una mia alternativa alla formazione di Sarri, che riguarda un solo elemento, per carità, perché per il resto d'altra parte siamo abbastanza d'accordo, e cioè la panchina di Alexandro. Riposo precauzionale, diciamo, di Alexandro, perché Alexandro è tra i tre con Ronaldo, anzi quattro credo, con Ronaldo, Matuidi e Bonucci, che le ha giocate praticamente tutte. Ora vado a memoria, ma comunque Alexandro ha giocato tanto anche in nazionale, e siccome in prospettiva ci servirà titolare anche soprattutto contro il Bayer Leverkusen e contro l'Inter, poi farà ancora la sua pausa nazionale giocando titolare, è in un ottimo momento di forma, ma è il caso che salti qualche partita, forse questa esatta partita può essere la partita da saltare. In che modo? Mettendo Danilo terzino sinistro e Cuadrado abbassato a terzino destro. Un'ipotesi che Sarri ha tenuto in considerazione, ha spiegato, diciamo, che può essere utilizzata, che ha tenuto in considerazione nei suoi ragionamenti di formazione per le partite scorse, e quindi qualche volta potremmo anche vedere questa ipotesi, al netto del fatto che De Sciglio è ancora infortunato e non si capisce veramente perché non abbia ancora recuperato, ma in realtà è una cosa che abbiamo già visto in passato. De Sciglio così si fa male all'inizio della stagione, guaio muscolare, deve rientrare dopo 10 giorni, rientra dopo 30 giorni, è già successo. Purtroppo è la fragilità del giocatore che ci portiamo avanti e di cui dobbiamo soffrire, perché ci serve un De Sciglio che possa risolverci dei problemi, come ha detto Sarri, rispetto anche al riposo di certi giocatori. Però detto questo, non credo che Alexandro riposerà, quindi terzino destro dovrebbe essere Danilo. Allora vediamola la formazione che probabilmente schiererà
Stasera Maurizio Sarri, Szczęsny in porta, torna ovviamente a titolare, come detto Danilo terzino destro, Bonucci De Ligt torna ad essere la coppia di difesa titolare, con De Ligt che ha appena ritirato il premio come componente della World 11 FIFA, FIFPro, quindi è uno dei migliori giocatori del mondo di questa stagione, e quindi a sinistra Alexandro. Centrocampo, tra virgolette, titolare, tornano i titolari, quindi di nuovo Khedira dal primo minuto, di nuovo Pjanic dal primo minuto, ovviamente Matuidi dal primo minuto, quello non si schioda. E poi la novità importante, Ramsey dietro le punte, Dybala e Higuain. Torniamo quindi a vedere la coppia d'attacco in HD. Torniamo a vedere Dybala al fianco di Higuain. Si era detto non è possibile, Sarri non metterà Dybala e Higuain insieme, o gioca l'uno o gioca l'altro. Tolto Ronaldo, è questa la soluzione. Siamo abbastanza certi di questo, perché guardate che non abbiamo attaccanti. Da questo punto di vista anche la titolarità di Cuadrado come terzino in effetti è un'ipotesi da non valutare troppo positivamente, anche se io la sto proponendo, perché in questo momento con questa formazione avremmo, con quella di Sarri, avremmo Cuadrado e Bernardeschi almeno in panchina come attaccanti, mancando Ronaldo e mancando anche Mandzukic, che praticamente è fuori rosa. Ma la cosa interessante è ovviamente Ramsey trequartista. In realtà pare ci sia ballottaggio proprio con Bernardeschi. In realtà la presenza di Bernardeschi cambierebbe forse qualcosina da un punto di vista, ecco, dell'ampiezza, ecco, perché Bernardeschi potrebbe sì andare poi a schierarsi esterno destro di centrocampo in fase di non possesso, ma resta il fatto che per dare ampiezza all'attacco servirà che i due attaccanti vadano ad allargarsi con gli inserimenti costanti di Ramsey. Ma io credo che a sinistra, più che allargarsi Higuain, ci sarà Matuidi ad andare profondo insieme ad Alexandro. D'altra parte, nelle partite scorse abbiamo già visto un Higuain in grado di spaziare per tutto il fronte d'attacco e di agire anche sulla sinistra, favorendo l'accentramento e l'inserimento di Ronaldo, però di qui a pensare un Higuain esterno d'attacco ce ne passa. D'altra parte Dybala gioca meglio verso il centro del campo piuttosto che sulla destra, parte dalla destra ma poi deve accentrarsi, per cui è un duo d'attacco, una coppia d'attacco che già conosciamo, che sicuramente è un'ottima coppia d'attacco che ha delle ottime sinergie, e credo che con Ramsey dietro possiamo produrre grandissimo gioco. Questo è tutto quello che c'è da sapere, credo, su Brescia-Juventus di stasera. Non ci resta che aspettare la partita. Ci sarà naturalmente il mio post partita, non perdetelo, e quindi iscrivetevi al canale e attivate la campanella per ricevere le notifiche su tutti i prossimi video. Uscirà anche un video in giornata su come gioca il Brescia, seguite anche quello. Vi ringrazio per i vostri commenti qui sotto, la partecipazione al dibattito e per la vostra attenzione. Ci vediamo molto presto e sempre forza Juve!